Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria, numeri in miglioramento per la nostra regione che torna a chiedere più vaccini per aumentare le somministrazioni quotidiane. Dopo Pasqua però l'Abruzzo resterà arancione per effetto del nuovo DPCM. Oggi lo sapete, è venerdì e dunque ci saranno le decisioni della cabina di regia nazionale. Vediamo il servizio. L'RT in Abruzzo scende ancora e alla vigilia delle decisioni della cabina di regia arriva a toccare quota 0,8, mentre a livello nazionale si scende poco sotto l'1. Dati regionali, insomma, da zona gialla che però per effetto del combinato disposto delle restrizioni in vigore durante le festività pasquali, dove l'intera Italia sarà zona rossa, e del nuovo DPCM a regime dal 7 di aprile, non sarà decretata per nessuna regione italiana. Dunque, per l'Abruzzo tutto fermo in zona arancione almeno fino a fine aprile, quando si spera che il progresso della campagna vaccinale, ieri in Italia toccate le 300.000 dosi somministrate, e la discesa della curva dei contagi possano, come lo scorso anno, garantire un'estate più serena. Le misure restrittive, le attenzioni messe in atto fino ad oggi sono state valide e importanti. Oltretutto, questa chiusura che avremo di 3 giorni di zona rossa, così come tutta l'Italia, servirà ancora per consolidare questi dati e questi risultati. È vero che nella nostra regione ci sono alcune zone invece in cui si stanno evidenziando dei focolai, in cui sono ancora numerosi positivi per quanto riguarda le varianti. Andremo a monitorare, daremo l'indicazione di essere ancora più precisi, ancora più con interventi mirati di screening e soprattutto di tamponi in quelle zone. Certo, per le categorie più penalizzate, come la ristorazione ad esempio, l'aprile arancio rosso è l'ennesimo duro colpo che arriva dopo mesi di passione, per usare una metafora pasquale, in cui l'Abruzzo da ottobre ad oggi è stato tra le regioni con il minor numero di giorni in zona gialla. E la Liguria, la regione apripista nell'ampliamento della campagna vaccinale a seguito di un accordo nazionale che consente le somministrazioni all'interno delle farmacie. Proprio in queste ore si stanno raccogliendo le prime adesioni a questa campagna. Entro fine aprile le libere somministrazioni con il nuovo siero di Johnson & Johnson dovrebbero iniziare anche in Abruzzo. Vediamo il servizio di Luca Pulsoni. Accordo tra governo, regioni, Federfarma e Assofarma per la libera somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie. I farmacisti su base volontaria potranno somministrare direttamente il vaccino, prima però dovranno frequentare dei corsi di abilitazione organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. Dopo il vaccino, il farmacista deve assicurare la permanenza e il monitoraggio del soggetto vaccinato per 15 minuti dopo l'inoculazione. Il via è previsto per la metà di aprile, quando in Italia è atteso l'arrivo del vaccino Johnson & Johnson. E finalmente anche noi come farmacisti potremmo somministrare, inoculare i vaccini e quindi sfruttare, insomma, questa rete capillare che c'è in tutta Italia delle farmacie per poter agevolare gli utenti e quindi andare a accelerare il processo delle vaccinazioni. Potremmo somministrare quello della Johnson & Johnson, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è del 21 di marzo, ma in Italia avremo le dosi a partire da metà aprile, anche perché quello è il vaccino che si può somministrare in un'unica somministrazione. Poi anche per quanto riguarda la conservazione avviene ad una temperatura ambiente tra i 2 e i 10 gradi, quindi è un po' più simile al vaccino quello dell'influenza stagionale. Liguria è partita come regione pilota, ho dei colleghi che hanno iniziato e sono molto contenti e stanno effettuando al momento circa 50 vaccinazioni al giorno a farmacia. Avevano trasformato un'abitazione sprovvista dei requisiti igienico-sanitari in un laboratorio clandestino per il confezionamento di uova di Pasqua che venivano acquistate a basso costo nei discount e rivendute sfruttando i social come di propria produzione.
artigianale a prezzi anche quadruplicati. È quanto hanno ricostruito i carabinieri del NAS di Pescara, che hanno denunciato due persone. Dalla ricostruzione dei movimenti è emerso che solo negli ultimi 15 giorni i due erano riusciti a vendere oltre 300 uova per un valore di circa 8.000 euro. Per attrarre i possibili acquirenti avevano utilizzato gadget e involucri che riproducevano famosi personaggi di un celebre sequel cinematografico per ragazzi. L'attività investigativa è scaturita a seguito del monitoraggio del web. Oltre alle denunce, gli accertamenti hanno portato al sequestro, a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Pescara, dei gadget, delle uova pasquali, del materiale di confezionamento e imballaggio e della documentazione amministrativa e bancaria. Proseguiamo adesso con il nostro telegiornale. A Pescara polemiche dopo la mozione del centrodestra che prevede un sostegno in denaro per le donne in procinto di abortire perché in difficoltà economica e dunque non in grado di proseguire la gravidanza. Il centrosinistra non ci sta e accusa la maggioranza. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Raposelli, vogliamo spiegare il senso di questa mozione che ha suscitato polemiche a Pescara? Lei ha precisato, lo ha già fatto nelle ultime ore, che non è una mozione contro l'aborto. È una mozione che invece va in ulteriore aiuto alle donne, e cioè quelle donne che si trovano in condizioni economiche talmente tanto negative che purtroppo, tortocollo, nella decisione di portare avanti una gravidanza o interromperla, sono costrette, proprio per la situazione contingente del momento che vivono economicamente disastroso, ad interrompere la gravidanza. Se il comune, che è un ente, un'istituzione, non vede queste cose e non analizza soprattutto la denatalità che è in essere da tanti anni, ma i dati lo dicono, del 2020 rispetto alle nascite del 2019, rispetto ai report del 2019, rispetto alle nascite del 2018, e molte di queste natalità sono state interrotte per i motivi che ho detto sopra, e allora l'istituzione come fa a non venire incontro e a cercare di sopperire a queste difficoltà enormi che ci sono? Una mozione inutile e ideologica. Ritenere che una donna scelga l'interruzione di gravidanza perché è povera e quindi, dandogli dei soldi, fa una scelta diversa e cambia idea, è una posizione ideologica che non ha niente a che vedere con la realtà dei fatti e che non prende in considerazione nulla di quello che è il mondo e la vita, la famiglia e la donna. Io credo che se questa amministrazione voglia davvero fare qualcosa a favore della famiglia e delle donne, dovrebbe lavorare ad esempio per aumentare i nidi pubblici, aumentare e dare un sostegno vero alle madri single e al lavoro femminile, lavorare sul congedo parentale. Tutto il resto è ideologia, perché sono posizioni che non giovano a nessuno e che richiamano una visione della donna che in qualche modo vuole limitare e manipolare in modo emotivo, emozionale, economico e ideologico la libertà di autodeterminarsi, che non è dovuta semplicemente a un soldino più o in meno, ma a tanti motivi che appartengono alla libera scelta delle donne. Ancora politica, andiamo nella vicina Francavilla. L'ex primo dirigente della Digos della questura di Pescara Di Giulio e il nuovo assessore della giunta Luciani a Francavilla. Deleghe pesanti quali istruzione e sicurezza, quelle conferite dal primo cittadino. Sentiamo. Dottoressa Leila Di Giulio, nuovo assessore del comune di Francavilla. Come è maturata, dottoressa, questa decisione di entrare in politica? È stata una mia scelta abbastanza, come dire, veloce, dell'ultimo periodo sicuramente. Non ho voluto perdere il contatto con col sociale, con la gente, con la città soprattutto dove io vivo e che mi ospita da quasi 30 anni. È una città che conoscevo già per la mia precedente esperienza a Chieti, nella questura di Chieti. Poi naturalmente passando a Pescara eravamo in un altro ambito territoriale e la riprendo molto volentieri, con grande slancio, in un'altra veste che so essere diversa, di servizio.
di collaborazione col sindaco che già conoscevo, per cui è stata una scelta e soprattutto un accordo molto veloce, davvero proprio dell'ultimo periodo, e che mi gratifica. Io ringrazio tutti per la fiducia, spero di fare bene. Sono state assegnate delle deleghe pesanti, importanti, l'istruzione e la sicurezza. Partiamo dall'istruzione, c'è subito il nodo delle scuole che dovranno riaprire, poi la sicurezza. Francavilla è comunque una città sicura, c'è una buona percezione di sicurezza. Questo lasciamolo dire per il momento alle forze dell'ordine, che sono chiaramente per la loro parte di grande competenza. Io farò la mia parte, collaboreremo. È una città dove naturalmente si vive bene, sicuramente ha delle problematiche che dovranno essere capite. È una città dove la percezione di sicurezza probabilmente c'è, ma è una percezione, va vista poi la sicurezza reale. Per quello che riguarda la scuola, che è un campo che in parte ho conosciuto per la mia pregressa attività, insomma, negli uffici precedenti, anche qui devo approfondire, conoscere l'ambiente, e certo so che è una sfida importante. Parliamo di un campo socialmente fondamentale per questa città, è una città anche giovane, dove ci sono molti giovani, molti bambini, molte scuole con dei servizi che devono essere chiaramente seguiti. Oggi ricorre la giornata nazionale della consapevolezza dell'autismo, festeggiata con la vaccinazione in Abruzzo di tante persone fragili, tra cui appunto quelle affette da autismo. Vediamo. Quella di oggi è una giornata davvero significativa, perché in tutta la regione sono iniziate le vaccinazioni dei ragazzi autistici. Presidente, una bella soddisfazione e una bella notizia soprattutto. Assolutamente sì, abbiamo approfittato della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo e grazie, diciamo, all'interessamento dell'assessore e della LANCS Abruzzo abbiamo avuto la possibilità di vaccinare i ragazzi autistici in sedi più protette, quindi nei loro centri dove loro frequentano, diciamo, giornalmente, per cui, diciamo, non li abbiamo lasciati in un centro vaccinale normale dove sarebbe stato molto più difficoltoso. Una giornata importante anche perché era necessario, era fondamentale vaccinare questi ragazzi. Assolutamente sì, perché loro sono una categoria di fragili, quindi un ragazzo autistico che viene contagiato dal Covid sarebbe comunque molto difficile da gestire in ospedale, per cui è meglio fare la vaccinazione il prima possibile, quindi abbiamo approfittato di questa giornata. Si riapre la speranza per poter continuare le riabilitazioni in massima sicurezza, e direi però che la strada per i diritti è ancora in salita, c'è tanto da fare, ci sono tantissime persone, soprattutto gli adulti, che hanno bisogno di assistenza, di centri di riabilitazione, ma ancora anche quel famoso dopo di noi, che è il primo pensiero dei genitori, delle famiglie che hanno figli autistici. Assessore, quella di oggi è la giornata della consapevolezza dell'autismo, ma come Comune di Montesilvano avete dei progetti da porre in essere nei prossimi mesi, delle prossime settimane? Proprio ieri abbiamo firmato un protocollo con l'ANCSA, l'associazione appunto che si occupa di autismo, ed è un protocollo molto, molto interessante, un gesto anche di amore che abbiamo voluto dare a queste famiglie, e organizzeremo attraverso appunto l'associazione dei corsi di formazione proprio per gestire questo tipo di approccio, quindi al ragazzo autistico, attraverso sia gli studi, insomma, all'interno degli uffici, ma anche con le categorie. Ed ora lo sport, iniziamo dal calcio di Serie B. Questo pomeriggio alle ore 17 il Pescara ospita il Pisa per il turno prepasquale. Come ha dichiarato ieri il tecnico Grassadonia, c'è l'obbligo della vittoria per tenere in vita le flebili speranze di salvezza. Senti Gut, Tabanelli e Rigoni, in dubbio Drudi, in caso di forfè del centrale romagnolo Grassadonia dovrà optare per la difesa a 4. In quel caso il Pescara giocherebbe con un 4-3-1-2 speculare al modulo del Pisa. I toscani giungono in riva all'Adriatico con l'obiettivo di vincere e coltivare il sogno playoff, con un ottavo posto distante 4 punti, e la squadra di D'Angelo ha anche un
un match da recuperare. Direzione di gara affidata a Pasqua di Tivoli, 31esima giornata di Serie B, tutta concentrata nella giornata di oggi, ma con un rinvio, quello della partita fra Cremonese ed Empoli per casi Covid nella squadra toscana. La Serie B poi tornerà in campo nel lunedì di Pasquetta con il Pescara che giocherà a Monza, appuntamento questo pomeriggio alle ore 16:30 con diretta stadio per seguire con noi il match fra Pescara e Pisa. Andiamo avanti adesso con il nostro giornale, ancora sport, ma la Serie C, conferenza stampa questa mattina per il tecnico del Teramo Massimo Pace alla vigilia del match interno contro la Turris. La sconfitta di Vibo Valencia, terza consecutiva, e l'attacco del presidente Iachini hanno reso la settimana turbolenta, come ammette lo stesso Paci, che recupera quasi tutti gli infortunati e chiede ai suoi una reazione contro i corallini. Vediamo. È stata una settimana un po' turbolenta per tante dichiarazioni, per tante situazioni, anche per la sconfitta, soprattutto per la sconfitta di domenica. L'unica cosa che possiamo fare è rispondere sul campo domani. Senti, io ti chiederei se confermi la stessa formazione delle ultime uscite, ma a questo punto mi pare che insomma sia arrivato uno stimolo forte perché tutto questo non avvenga in settimana. Non ho capito molto la logica della domanda, degli stimoli esterni. Comunque ti rispondo che non ho deciso la formazione e domani vediamo. E nel momento in cui il presidente dice giocano sempre gli stessi, io ti chiedo se tu confermerai la formazione, però penso che un po' queste parole ti abbiano ti portino comunque a fare delle riflessioni o no? Ma no, la formazione la scelgo per quello che vedo in settimana e per quello che ritengo più giusto per la squadra, a prescindere dalle volontà extra. Nelle ultime quattro partite, se non sbaglio, abbiamo avuto 7 infortunati e non ho avuto tantissime possibilità di scelta nella formazione, però ripeto, le scelte le faccio sempre per il bene della squadra. Ma guarda, domani vediamo la risposta dei ragazzi, la risposta della squadra, la risposta nostra come gruppo di lavoro. Domani sarà il campo che dirà le nostre motivazioni. Abbiamo cercato di lavorare al meglio, come abbiamo sempre fatto, per cercare di non ripetere gli errori che sono stati fatti nel secondo tempo, perché non è questione di motivazioni o di atteggiamento, è proprio questione tecnica, nel senso che la squadra, nel momento che perde la propria aggressività, è una squadra che concede questa e non possiamo prescindere da quei principi di gioco. E quindi è un discorso tecnico, ci abbiamo lavorato in settimana e cerchiamo domani di non ricommettere gli stessi errori. Una squadra secondo me molto forte, allenata da un allenatore con tanta esperienza, che pratica un calcio molto offensivo, con un pressing molto alto e un calcio quasi, che lo chiamerei spettacolo, perché sono molto intraprendenti e molto vogliosi nel far vedere un bel gioco. E quindi domani è una partita molto difficile per noi, cercheremo di dare tutte le risposte sul campo naturalmente. E noi adesso proseguiamo facendo un passo indietro alla giornata di ieri con il turno infrasettimanale di Serie D. Andiamo a vedere per prima la sconfitta interna del Notaresco nel big match, nello scontro al vertice al Savini contro il Campobasso, che passa per 1-2. Vediamo. La super sfida del Savini va al Campobasso, che vince con pieno merito per 2-1, allungando in vetta più 5 sul Notaresco apparso in giornata negativa. Caldo primaverile, subito emozioni. Al terzo minuto bontà per gli ospiti, in equilibrio precario in area notareschina di testa, ostacolato anche da un compagno di squadra. Mette il pallone al lato. Al nono minuto Fabriani, sugli sviluppi di un angolo, chiama alla parata centrale il portiere di casa. Migliore sicuramente l'approccio degli ospiti, che all'undicesimo sono già in vantaggio con Esposito, che apre per Vitali, che inventa una grande conclusione mettendo il pallone quasi all'incrocio dove il portiere del Notaresco non può arrivare, regalando così il vantaggio ai molisani. Padroni di casa che subiscono il colpo e che perdono al quarto d'ora per un grave infortunio Bianciardi in seguito ad un contrasto a centrocampo, con l'ingresso poi di Palumbo al posto dello sfortunato compagno. In campo però i padroni di casa appaiono frastornati, con il Campobasso che al 27esimo trova il raddoppio. Simoncini commette fallo in area su Vitali,
con Mucera di Palermo, che indica senza esitazioni il dischetto da dove Cogliati non sbaglia, regalando il 2-0 alla squadra di Cudini, che prova a mettere in ghiaccio la gara. Il notaresco, fino a questo momento tramortito, ha però una fiammata e al 33esimo, con una zampata velenosa di Olcese, trova il 2-1, riaprendo così il match. Emozioni a raffica al Savini, con i bianchi di casa pericolosi con Banegas anche al 35esimo su punizione con il pallone di pochissimo al lato. Nella ripresa brutto approccio del notaresco, con il campo basso che al secondo si divora il gol del 3-1 con Speranza, che perde palla sulla tre quarti permettendo a Cogliati di andare a calciare in aria con il pallone, che poi dopo una ribattuta finisce a Vitali, che a porta vuota colpisce il palo. La gara resta però aperta, con Cogliati che al 15esimo in area fallisce ancora il tris, mancando di un nulla il bersaglio grosso. Al 26esimo però c'è una doppia fiammata abruzzese, con Frulla che chiama la respinta da calcio d'angolo Racichini prima del tiro di Palumbo, che dà l'illusione del gol. Il campo basso è però padrone del campo e continua a sciupare. Al 38esimo arriva il secondo legno di giornata per gli ospiti, con Ladu prima del tiro fuori di Bontà. Con il campo basso che chiude senza assilli e con il notaresco che resta in 10 per l'espulsione di Gallo al 50esimo per doppia ammonizione, il campo basso vince e va più 5, ma il notaresco, con una gara in più da recuperare, resta ancora in corsa per il primo posto. Andiamo avanti, due volte in vantaggio il Pineto, due volte il Giulianova riesce a raggiungere i biancazzurri, finisce così 2-2 la gara tutta abruzzese del Castrum, un punto che serve a poco ad entrambe le formazioni. Il servizio di Roberta Di Sante. Termina 2-2 il derby prepasquale tra Giulianova e Pineto giocato al Castrum, un risultato che sposta poco in chiave classifica, concretizzatosi al termine di una partita decisa dagli episodi. Rivoluziona l'assetto tattico dei suoi il neo tecnico del Pineto Marco Pomante, che si mette a specchio col Giulianova nel 3-5-2 della Quercia e Mastrippolito. Agiscono sulle fasce Paoli in cabina di regia. La coppia d'attacco è Romano Minnozzi, Bitetto arretra Danna a centrale difensivo, Modic detta i tempi a centrocampo, in avanti agiscono Barlafante e Paudice. Dopo neppure un giro di lancette, Romano avrebbe l'occasione per portare avanti i biancazzurri, ma spreca calciando centralmente. Ancora Pineto al quinto con Mastrippolito che ci prova da fuori, dando l'illusione del gol. Col passare dei minuti viene fuori il Giulianova, che prova a fare la partita e sfiora il vantaggio in due occasioni. Al 18esimo Barlafante dalla distanza costringe Mercorelli a deviare in corner con la punta delle dita. Allo scoccare della mezz'ora Massetti, sempre da fuori area, fa partire una gran bordata che termina a lato. Passano 3 minuti e i giallorossi di casa sprecano un'altra buona occasione in ripartenza. Si chiude il triangolo Paudice Barlafante Paudice, ma al momento della traversone dalla sinistra nessuno in casacca giallorossa si fa trovare pronto sul secondo palo. Proprio nel momento migliore del Giulianova il Pineto affonda il colpo, calcio d'angolo di Minnozzi che trova la testa di Romano per l'incornata vincente, che vale l'1-0 in favore dei biancazzurri ospiti. Si va così al riposo con il Pineto in vantaggio, ma dopo appena 40 secondi dalla ripresa delle ostilità il Giulianova trova il gol del pareggio. Paudice se ne va sulla destra, entra in area e viene fermato da Della Quercia. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dagli 11 metri lo stesso Paudice spiazza Mercorelli e porta il risultato in parità. Non c'è però neppure il tempo di gioire per il Giulianova, perché al quarto minuto il Pineto si riporta avanti. Esposito scodella un buon pallone in area, ma Ferrini, nel tentativo di spazzare, beffa sfortunatamente il proprio portiere per la rete che vale il 2-1 ospite. Il Giulianova è chiamato nuovamente a rincorrere, ma il Pineto è compatto e non è facile trovare gli spazi. Ci si affida allora alle ripartenze, come quella che al 22esimo ha per protagonista Barlafante. L'esterno se ne va sulla destra, fa per rientrare e viene fermato. Tra le veementi proteste biancazzurre, l'arbitro Cardella di Torre del Greco assegna il secondo penalty di giornata al Giulianova. Dopo aver riportato la calma, ancora Paudice, implacabile dal dischetto, spiazza Mercorelli per la seconda volta e fissa il punteggio sul definitivo 2-2.
Il Pineto prova a riportarsi di nuovo avanti e al 26esimo, con una gran botta dalla distanza, Della Quercia c'entra in pieno il palo. Ma di fatto è l'ultimo sussulto di una gara il cui risultato non cambierà più fino al triplice fischio finale. Un pareggio che serve a poco ad entrambe in chiave classifica, con il Giulianova che allunga la striscia positiva di risultati ma resta invischiato in piena zona play-out, mentre il Pineto cerca ancora la prima vittoria dell'era Pomante, una vittoria che in casa biancazzurra manca da tanto troppo tempo. E mercoledì 7 si giocherà il primo degli 8 recuperi contro il Monte Giorgio. Ancora un risultato negativo per il Castelnuovo Vomano, che ieri pomeriggio non è riuscito a superare l'ostacolo matese ed è scivolato così al quarto posto in classifica. Stefano Recanati. Mister Guido Di Fabio dà fiducia a 10 undicesimi della formazione scesa in campo contro il Monte Giorgio. Dal primo minuto rientra Stefano D'Egidio a fargli spazio, Rosario Di Ruocco. Tra i pali conferma per il classe 2002 Olivieri. Il matese, 12 risultati utili consecutivi e con gran voglia di continuare a stupire, arriva in terra abruzzese con un'assenza importante, ovvero del proprio bomber Luis Galesio. Al suo posto Felici, mentre sul settore di destra agisce il ghanese Adusa, arbitra Vito Guerra di Venosa. Il Castelnuovo, oggi in maglia verde, prova già dai primi minuti a fare la partita e si rende pericoloso al quarto minuto con D'Egidio, il quale impegna a terra Palombo. La sfera arriva a croce ma la sua conclusione resta bassa, ma non inquadra lo specchio. Buon impatto del numero 7 di casa, che poco più tardi semina il panico in area di rigore. La sfera arriva nuovamente all'ex giocatore del Chieti, ma la conclusione non si abbassa e termina la sua corsa sopra la trasversale. I campani provano ad agire di rimessa in questa prima fase di gara, ma anche loro devono accontentarsi di conclusioni dal limite dell'area, come al 21esimo, quando ci prova Ricci ma il tiro è parato da Olivieri in corner. Il caldo non gioca a favore dei 22 in campo e si vede dai ritmi lenti in fase di ripartenza. Comunque l'occasione più pericolosa della prima frazione la crea ancora il Castelnuovo, con Stefano D'Egidio che mira un incrocio ma è superlativa la risposta di Palombo. Poi Setola salva anche il corner per gli abruzzesi. Prima del 40esimo ancora formazione di casa con D'Egidio, che questa volta si traveste da uomo assist, ma sul secondo palo né Casimiri né Fagioli riescono a mettere in fondo al sacco la sfera. La ripresa si apre subito con una sostituzione tra le fila del matese. Entra Vodovi Pez al posto di Masi, ammonito nella prima frazione di gioco. Il Castelnuovo però fatica d'inizio ripresa in velocità. Allora il tecnico Di Fabio prova a dare la scossa inserendo Rosario Di Ruocco al posto di Manari. Per aspettare la prima occasione degna di nota però bisogna attendere il 20esimo ed è Adusa ad impegnare in corner Olivieri sugli sviluppi di una punizione di Barone. Due giri di lancette, i padroni di casa rispondono sempre dalla distanza con croce, con Palombo, bravo a chiudere in due tempi. Ma al 27esimo cambia il parziale a favore degli ospiti. Lancellotti, ne è entrato, rosso un pallone innocuo in area di rigore. Casimirri, nell'intento di spazzare in scivolata, indirizza la sfera nella propria porta, facendo scendere il gelo sul comunale di Castelnuovo. Mister Di Fabio le prova tutte nel finale, ma la reazione dei padroni di casa non arriva. Così al triplice fischio finale fa festa il matese, che allunga la propria striscia vincente a 13 risultati utili consecutivi e si candida così per un ampiazzamento finale nei playoff. Umore a posto in casa abruzzese, con il Castelnuovo che non vince da 3 turni e perde la terza posizione in classifica per mano della Cinzia Albalonga. Si tornerà a giocare l'11 aprile, quando i neroverdi faranno visita al Campobasso capolista. E adesso andiamo a vedere insieme il quadro delle gare nel fine settimana per quanto riguarda il calcio a 5 e la pallavolo. Partiamo proprio dal calcio a 5, rinviato a causa del Covid, il big match per la prima piazza fra l'Acque Sapone Unigros e Pesaro in programma domani, quando in campo invece scenderà la Colormax Pescara in uno scontro fondamentale in chiave salvezza sul campo del Mantova. Recupero domani in A2 per la Tombesi Ortona, che giocherà in trasferta contro la vice capolista Manfredonia. In B altro recupero per la Dem, sempre domani a Molfetta, fermi tutti gli altri tornei. Andiamo a vedere invece la pallavolo. Non giocheranno le formazioni abruzzesi in questo weekend pasquale. Ieri nei recuperi di B1 femminile l'Altino ha battuto 3-1 il Cisterna ed è salito in cima alla classifica, successo a sorpresa anche della Teatina Chieti, che ha sconfitto 3-1 il Forte Sant'Elia.
E chiudiamo il nostro telegiornale con il bollettino dell'emergenza coronavirus, dati appena arrivati dalla regione alla nostra redazione. Rispetto a ieri sono 424 i nuovi casi di età compresa fra gli 8 mesi e i 94 anni. Il bilancio dei decessi registra 6 nuovi casi, da inizio emergenza si sale così a 2151 le persone decedute hanno età compresa fra i 61 e gli 86 anni per un caso, ci si riferisce a un decesso avvenuto nei giorni scorsi. Gli attualmente positivi sono 10.340 più 199 rispetto a ieri, il tasso di positività è del 5,6%. Calcolato sulla somma dei tamponi molecolari che sono stati 6.097 e dei test antigenici che sono stati 1.466. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali c'è una netta diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia non intensiva, sono 577, meno 29 rispetto a ieri, e c'è anche una uscita dalla terapia intensiva, sono 68 i pazienti ricoverati e ci sono stati 4 nuovi ricoveri, altri 9.695 più 299 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Per quanto riguarda invece le province, la provincia dell'Aquila ha registrato il maggiore incremento, più 155 rispetto a ieri per quanto riguarda i nuovi positivi, poi la provincia di Teramo più 121, quella di Chieti più 101 e poi il pescarese più 50. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento attorno alle ore 19 al termine della partita fra Pescara e Pisa che seguiremo, come abbiamo detto in precedenza, con Diretta Stadio, come sempre. Grazie ancora e buona giornata.